Intensifichiamo il servizio, nel senso che incrementeremo il numero delle telecamere, ma faremo anche un servizio collegato al servizio stesso delle telecamere, cioè degli interventi, tra virgolette, repressivi che in un certo senso devono aiutarci a scoraggiare la gente a compiere atti che non sono leciti, non sono legittimi, non sono corretti, non sono giusti e non sono rispettosi della stragrande maggioranza della nostra popolazione. Abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo anche un problema legato al deposito dei rifiuti in maniera disordinata. La gente butta di tutto, la gente non si avvale delle strutture comunali esistenti. Se penso per esempio al deposito dei rifiuti ingombranti, penso alla possibilità di depositarli gratuitamente nel centro di Via Marsala, la gente non lo fa. Evidentemente tutta questa nostra azione è un'azione di deterrenza, ma qualora l'azione di deterrenza non serva, occorre arrivare alla repressione. Dobbiamo portare Mazara del Vallo ad essere sempre più normale possibile. Non ci sono grandi sacrifici da fare, ci sono tutti i servizi che sono predisposti. In questo momento abbiamo problemi legati alla vicenda della discarica, per cui il servizio non è efficiente come piacerebbe a noi, ma per la parte che riguarda l'amministrazione comunale stiamo facendo quanto più possibile una strada corretta e legata ai buoni risultati, ma i cittadini devono collaborare e tutte le strutture che stiamo montando sono collegate all'incoraggiamento alla collaborazione e a scoraggiare coloro che del lecito non sanno fare una pratica quotidiana.